Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo in un nuovo episodio di Minecraft. Signori, intanto prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che date alla serie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, sto vomitando, perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, signori, quindi io mi sto impegnando, ma tutto dipende da voi, signori, quindi mi raccomando, mettiamocela tutta e cerchiamo di raggiungere questo obiettivo. Signori, allora, cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi, signori, ci concentreremo sulle pecorelle, ovvero vediamo un attimino di dividerle in qualche maniera cercheremo di dividerle perché già sono belle abbastanza, quindi intanto cercherei di dividerle, poi vediamo eventualmente di farle ancora un attimino riprodurre. Non faremo tutti i colori. Assolutamente no. Io quanta terra ho nell'inventario? Due soli blocchi, non ci facciamo niente con due soli blocchi di terra, quindi iniziamo il video andando a recuperare un po' di terra da qualche parte. Noi stiamo distruggendo completamente questa zona di qua della palude, del bosco, perché ogni volta andiamo a prendere sempre un po' più di terra, un po' più di terra, un po' più di terra, la stiamo completamente distruggendo tutta. Ma chi se ne frega, signori? Noi serve come il pane e quindi ce la portiamo a casa. Cerchiamo magari di fare dei disegni più o meno puliti, ma arrivato a un certo punto non ce ne frega assolutamente niente. Quanta ce ne servirà? Non lo so, non ho fatto il calcolo, signori, non ho fatto il calcolo, ma vediamo di raggiungere magari uno stacchettino. Sarebbe molto buono riuscire a raggiungere uno stacchettino. Sarebbe anche buono dobbiamo anche fare tante fence, tante staccionate, signori, perché giustamente dobbiamo dividere le varie pecorelle fra di loro, quindi quasi quasi un albero di questi neri me lo porterei a casa, zitto zitto. Allora, intanto uno stack l'abbiamo raggiunto di terra, uno stack 11 penso che già sia buono, però 11 non mi piace perché è un numero dispari, io preferisco sempre i numeri pari, quindi vediamo un attimino quanto siamo, 19, perfetto, 20. 20 blocchettini di terra ci stanno simpatici. Poi direi, recuperiamo questo alberone. Sì, tu sei stato selezionato per essere il fondatore delle fence, delle staccionate. Ebbene sì, tu sarai utilizzato tutto quanto per fare le staccionate. Mi basterà mai? Non lo so, però di sicuro ci sarà un buon inizio, ci darà una buona mano ad iniziare. Qui è cascato qualcosa, ne ero sicuro che qui cascava qualcosa. Ok, ritorniamo su, signori. Iniziamo il progetto, che non è per niente semplice. Questi semini li buttiamo perché non ci servono. E no, un altro pezzettino di terra, non ne ho 21. Porca, mi sembra di recuperarne un altro. Dai, così, questo a caso. Ok, così ne abbiamo 22. Allora, l'obiettivo è riuscire almeno a separare due pecore per gruppo. Poi, se ce n'è qualcuno in più da qualche parte, qualcuno in meno da qualche parte, magari le ammazzeremo. Vediamo un attimino come fare. Allora, per prima cosa io direi, iniziamo ad allargare la zona dove le nostre pecore devono stare, sia da un punto di vista di terra, sia da un punto di vista di staccionata. Ora, non so effettivamente quanto deve venire grande, quante pecore vogliamo effettivamente colorare, perché non riusciremo mai. Ora, metti che io ne lascio due spazi, giusto? Potremmo anche andare a sostituire questa zona di qui, allora, se devo considerare, non posso lasciare una sola striscia di terra a pecora. È giusto, magari due, quindi diciamo che questo dovrebbe tornare a essere legno nero. Aspettate un attimo, facciamo un attimo di mente locale. Allora, giustamente non faccio mai progetti prima, leva questo, perfetto, tanto nessuna pecora dovrebbe cadere di sotto, ok, e quindi lasciare due blocchi così e così, ok, perfetto. Quindi diciamo che abbiamo quelle bianche, qui potremmo mettercene già una di un primo colore. Poi abbiamo altri due così, altra pecora di colore, quindi potremmo fare bianche, rosse, gialle, verdi e blu. Che dite? Poi ci do fastidio alla stazione? No. Lui dà fastidio a me? No. Poi potremmo fare l'arancione, le pecore arancioni che sono carine. Le pecore arancioni che ci stanno bene e già abbiamo bianco, rosso, verde, blu, giallo e arancione. Sei colori mi bastano, ma io direi di sì. Poi
Poi altri colori, ci sono tanti colori, c'è il viola, c'è il porpora, c'è, ma poi ci allarghiamo troppo, signori, secondo me. Poi diventa un troppo che solo per avercelo non ha molto senso, non ha molto senso. Chiudiamo il nostro recinto. Allora, non so però dove arriva. Ok, con calma, senza cascare, le nostre pette stanno andando in giro, questa cosa mi fa molto piacere. Ok, chiudiamo questa zona di qua, così vediamo un attimino la quadra. Ah, c'ero quasi riuscito, ero riuscito ad arrivare quasi quasi preciso. Mettiamo una torcia qua che per ora ci sta di lusso. Chiudiamo queste latate. Se mi sentite un attimino, signori, con la voce nasale è perché sono un pochino raffreddato, purtroppo sì, purtroppo sì. Sono un pirla. Allora tu così ti chiudi 1, 2 e 3, quello lo vai a mettere lì e qui chiudiamo pure, perfetto. Dobbiamo anche mettere tutta la terra. Riusciremo a completarlo tutto oggi questo video? Non penso. Questo obiettivo non penso, neanche perché ora per separare quelle pecore noi ne vedremo di brutte, signori. Secondo me sì. Beh, l'obiettivo comunque per ora sono tutte bianche, quindi diciamo che è fattibile, è fattibile. Allora lasciamo un blocco centrale libero. No, non tu, perché dobbiamo metterci la terra quella colorata, quella già. Sì, quella col verde, perché sennò qui il verde non ci arriva nemmeno sparato. Ok, facciamo così e anche l'ultimo pezzettino lo facciamo così. Sì, diciamo che la vedo già difficile riuscire a separare tutte le pecorelle. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, noi dobbiamo stare in sicurezza, quindi questo per ora lo allunghiamo di due tutto. Sto utilizzando tutto il legno marrone? Sì, perfetto. Era quello che dovevo usare per fare le staccionate? Sì, sei un grande? Sì, bravissimo, bravissimo. Allora, se ne sono andate 64 blocchi come niente. Ottimo, bene. Bene, bene così, bene così. Allora, calma e sangue freddo. Allora, di qua siamo a posto. Allora, dovevo andare a recuperare un attimino la terra, quella con l'erba sopra, ma mi serve il piccone con il silk touch, se no non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare, quindi recuperiamo il piccone con il silk touch. Ok. Abbiamo ancora 40 blocchi di terra, ma che al momento non ci servono più. Al massimo le staccionate, signore, le facciamo di betulla. Siamo tutti belli tranquilli, non dovremmo avere... Puff, quanta betulla abbiamo, signore. Voglio fare staccionato con queste. E recuperiamo. Quanti me ne servivano? Non me lo ricordo. Poi facciamo uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Sei mi dovrebbero bastare, signore. Non esageriamo, se no roviniamo tutto l'ecosistema e l'ambiente circostante. Questa cosa non va assolutamente bene. Allora, io direi. Una volta fatto questo, mettiamo. Allora, intanto mettiamo. Oh, qua c'è il miele pieno. Attenzione, dobbiamo un attimino anche recuperare il miele. Io sto registrando il video subito dopo quello che avete visto. Subito dopo è a successione. Quindi non so se mi avete scritto qualcosa per quanto riguarda il miele e le api. Però al momento non so che farci. Tre boccettine. Va bene, ne riempiamo una. Ok, e due. Loro c'hanno il fumo sotto, quindi neanche se ne accorgono. Meglio così. Ne metto una di qua e una e due. Perfetto. Ok, fate altro miele, api. Allora, io direi intanto di piazzare una bellissima crafting table che ci sta di lusso. Ci sta di lusso. Dopodiché facciamo le staccionate. A questo punto facciamo. Con questo ci faccio una botta di sticchettini come se non ci fosse un domani. Ok. Perfetto, e facciamo 18, 32, e vabbè, ti piace vincere facile, 14, perfetto, 51 staccionate, penso dovrebbero bastarci, penso di sì, signori. Ok, con calma, le piazziamo tutte quante a giro, così intanto loro si potranno spostare una volta che le liberiamo. E questo già sarà un gran bel passo in avanti. La torcia me la dai e la rimetti qua sopra. Perfetto. Ok.
È anche vero che una volta sistemate le pecorelle non potremo più, a meno che non lasciamo quelle bianche proprio qua sul bordo, così nell'eventualità sì, ci conviene fare così, lasciamo le bianche nella parte più esterna, così male che vada possiamo allargare ancora di più. Spostiamo le bianche perché poi una volta abbiamo quelle colorate non potremo fare assolutamente niente. Prima che cala la notte, io vorrei. Ma la betulla l'ho già sprecata tutta. Sì, ah, ottimo, mi rimangono solamente 20 fence. Ok, qui dovrei avere una cesoia. Dimmi che c'è una cesoia. Sì, perfetto. Recuperiamo tutta sta lana, signori. Questo è un patrimonio da non sprecare. Recuperiamo tutta la lana dalle nostre pecorelle belline, belline. Nel frattempo, Ok, allora tu levami le torce perché è sicuro che lui mette le torce. Dai così, recupera, recupera. Recupera, recupera, recupera. Signori, questa è lana gratis. Scusate, che faccio? Lasciamo qua. Tanto poi queste saranno tutte colorate, almeno quelle bianche. Stai tranquillo che non ci mancherà. Ok, la lana bianca, stai tranquillo che non ci mancherà. Le ho tosato tutte? Siete tutte tosate? Sì. Chi è che ha mangiato? Chi è che ha mangiato? Parli chi è che ha mangiato? Fatti vedere. Vedete che ha mangiato una piccola, signori, perché non ne vedo. Mamma mia che mi fate impressione così. Mamma mia che sono brutto. Allora, 23 pezzi di lana sono importanti. Andiamo a dormire, signori. Andiamo a dormire, andiamo a dormire, andiamo a dormire. Nel frattempo speriamo che l'erba si stia espandendo. Che l'erba si stia espandendo. Ok. A questo punto arriva la parte più complicata. La parte più complicata è intanto liberiamole tutte. Direi di sì. Direi di sì. Direi di sì. Direi di sì. Intanto liberiamole. Intanto liberiamo così si iniziano a muovere, dopodiché le iniziamo a selezionare. Quindi io direi intanto vi libero, pecore, siete libere, andate e muovetevi, conquistate nuovi territori. Però io quasi quasi vi farei anche riprodurre, nel dubbio, sai com'è? Le diamo da mangiare così diventano ancora di più, poi se ce n'è qualcuno in più la ammazziamo, male che vada, signori. Non stiamo qui a guardare queste piccole sottigliezze. Allora, dammi i semini, mettili qui, perfetto. E mi dai tutti quanti questo così. Seminiamo, seminiamo così. Perfetto, signore. Ci siamo, tutto seminato. Sì, tutto seminato e tutto perfetto. Torniamo dalle pecorelle. Torniamo dalle pecorelle. Ok, allora, già hanno iniziato a muoversi, questa è una cosa buona. Prendiamo il grano, abbiamo solamente 11 pezzi, ma non fa nulla. Facciamole riprodurre. Brave, bravissime. Se la mangeranno, finirà in un sobborcone praticamente tutto questo grano. Però va bene, e infatti è appena finito. Bene così. Brave le mie pecorelle. Allora, dagli con le staccionate. Allora, abbiamo detto che dobbiamo fare uno. Certo, questo è sbagliato. Allora, abbiamo un problema. Vabbè, giusto, giusto, vedo vedere va. Vedo vedere va perché devo iniziare a mettere le staccionate. Ok. Sì, dovevo fare un attimino del calcolo. Vi levate, porca miseria. Ok. Mamma mia, che fastidio. No, ho sbagliato. Ok. Non so quante ne abbiamo intrappolate lì, signori, forse troppe. Forse troppe. No, neanche poi tante. Allora, continuiamo, continuiamo, continuiamo. Tu spostati che mi serve spazio. Ok. Tu vai da quella. Andate da quella. Qualcuno vada da quell'altra, signori. Se no mi state tutti qua e non va bene. Allora, vai così, fai così, fai così. Quante ce ne stanno qua? Assai. Quindi qualcuna si sposti da quel lato, cortesemente, cortesemente spostatevi, spostatevi, spostatevi. Perché non si spostano? Spostatevi, sono tutte ferme lì. Ma perché? Ma che cos'è? Guarda, sono tutte ferme. Vi spostate, porca miseria. Levatevi. Vi levate. Levati, levati. Oh, tutto, perfetto. Ok. Abbiamo fatto due gruppi, signori. Questo già è un passo avanti. Questo già è un passo avanti, solo che io la devo passare da questa parte e non la vedo per niente, è una cosa facile. Di conseguenza iniziamo a fare i tappetini. Così
Così siamo tutti contenti. Allora, questa tappetina me la metti di qua. Perfetto. No! Dove sta il mio tappetino? Perché mi è sparito? C'è pecore di... Pecore! Mamma mia, che delirio più totale! Sto impazzendo, sto impazzendo. Ok, e siamo riusciti a uscire di qua. Ora. L'altro più o meno dovranno essere i visposti. Ok, grazie. Perfetto. Queste l'hanno capito prima che devono levarsi dalle scatole. Ok, dai, 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 dai. Ok. Beh, ci stiamo riuscendo, ci stiamo riuscendo. In maniera abbastanza convincente, ma ci stiamo riuscendo. Ok, metto un altro tappetino qui. Queste sono solamente due, ma poi cresceranno. E qua me ne restano. Ho finito le staccionate, però. Ok, ho finito le staccionate, però dobbiamo superare le ultime. Le ultime. Vabbè, signori, sinceramente ho le scatole piene. Queste stanno a rompere. Mi sta partendo il cervello. Mi sta letteralmente partendo il cervello. Fai così. Le facciamo nere queste staccionate. Un giorno lo sistemeremo? No. Non ho la minima intenzione, mi bastano queste, non lo so, nel dubbio facciamone altre due, altre tre, così siamo tranquilli e sereni. Allora, che tra l'altro devo anche fare dei tappetini, va bene, che forse tra l'altro la stoppa del magazzino avevamo, ma non è un problema. Allora, uno me lo piazzi qua, ma allora, uno me lo piazzi qua, uno me lo piazzi qua. Uno me lo piazzi qua, perfetto. Intanto riusciamo ad entrare. Tu ti sposti, pecora. Ok. Ne ho due da questa parte. Sì, ne ho due. Perfetto. Mamma mia, che cosa antipaticissima. Mamma mia, che cosa antipaticissima. Ti sposti, porca miseria. Oh, uno poi dici perché spunta la violenza. Perfetto. Ok. Allora, ne abbiamo due qui. 3 qui, 2 qui, qui. Qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porca miseria. 1, 2, 3, qui abbiamo un bordello e qui ne abbiamo pure un bordello. Vabbè, direi che va bene così, signori. Direi che va bene così. Allora, siccome mi sta scoppiando già la testa a sentire tutte queste pecore che fanno così, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video, signori. Domani le andremo a colorare una a una, sperando che a tutte cresca il pelo, praticamente, che la vedo abbastanza difficile come cosa. Bella raga, ciao!